Signore e signori, buon pomeriggio del campo sportivo di Nove Veglia. Incontro di calcio fra il Real Pattà e il Licusate. La squadra del Licusate è alla mia destra con la divisa bianca a strisce bordo. Il Nove Veglia e il Pattano con una divisa verde e pantaloncino nero. Si manovra a centrocampo, scende alla palla, va a Gallo Mario che la gira sulla sinistra per Aldo Saturno che non riesce a prendere la palla. Ci sarà rimessa per il Pattano con numero 5 Musto. Dai Aggio, dai! Il via lungo di Manzo Francesco direttamente sulla sinistra, il portiere del Pattano Ponzo Cristian la butta fuori. Ci sarà rimessa per il Licusano. La batte Giovanni Mastronardi. Cross al centro dove non controlla bene la palla Giovanni Chirichiello. Saturno Vittorio, anzi era Saturno Vittorio il numero 9 che non ha controllato bene la palla. Il calcio d'angolo per il Licusate dove Aldo Saturno è sulla palla, tutto pronto per la battuta. Batte al centro, l'invio del portiere. Buona Biglia, buona! Ancora in attacco il Licusate, ma Giovanni Chirichiello, il numero 7, Giovanni Chirichiello non riesce a trattenere la palla in là. Rimessa per il Pattano. Scendono sulla sinistra, ma Gallo Mario fa sua la palla. La rimette in avanti su, tira al volo di Giovanni Chirichiello, bellissimo, poco alto sulla traversa. Quando siamo arrivati al secondo minuto e 30 secondi del primo tempo, già la prima occasione per il Licusate, un grande tiro dentro l'area ma per poco sulla traversa. Batti il portiere Ponzo del Pattano. Mario, fai la diagonale, Mario, fai la diagonale. Invio lungo. Buon Alessandro. Si combatte a centrocampo, Vittorio è sulla palla. Vittorio la lascia a Saturno. Esce fuori il numero 10. Caropolo anticipa il giocatore del Pattano. Scambia Vittorio con Aldo che non si capiscono. Il numero 10 è D'Angelo, controlla la palla ma viene atterrato. Punizione per il Pattano. Aldo, metti sulla palla, Aldo! Alto, metti sulla palla. Luca! L'arbitro è il signor Frank Antonio della sezione di Sacri. Batte Guzzo. Invio Francesco Mazzo. Rimessa per il Pattano. Che la batte Musto. Musto gira il reto che butta subito la palla sul portiere che va fuori. Rimessa per i Licusate con Gallo Bruno. Le formazioni del Pattano: Ponzo, Di Santi, Ruggiero, Cuzzo, Musto, Sottolano, Cugino, Feo, Cutolo, D'Angelo, Pesce, Lettieri. Lettieri, Stefano, Troncone, Venere, Cresciullo, Sottolano. Si combatte centrocampo, adesso un attacco delle Licusate, nulla di fatto, la palla esce, ci sarà rimessa da fondo per il portiere del Pattano Ponzo. Mario, occhio, Ponzo si accinge al rinvio.
Mario! Mi rinvio Manzo Francesco delle Cusate. La controlla Gallo Mario. Rinvia, scende Gallo Mario su Vittorio che le gira sulla sinistra per Mario. Un fallo su Chierichello Giovanni che l'arbitro non ravvede. Si continua a giocare. Bravo Giovanni, vai Alcio, presto, presto. Conquista la palla lì, scusate, con Saturno Angelo. Batte Maestro Leonardo Giovanni. Rinvia a centro dove nulla di fatto. La palla va sulle mani del portiere del Cusate Gallo. Gallo Bruno si accinge al rinvio. Vai Bruno, più forte. Dai, 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 attacchiamo qua. Rimessa per il Cusate, sempre Mastronardo Giovanni. Aldo Saturno, cross su Chierichello Giovanni, ma arriva in ritardo. Il portiere Ponzo al rinvio. Rinvio lungo. Rinvio lungo con la conquista di giocatore delle Cusate. Abbate Angelo la conquista la palla, ma non riesce a trattenerla. Rimessa per il numero 5 Musto del Pattano. Aldo Saturno, l'invio lungo per Chierichello Giovanni. Mario Gallo. Azione, adesso lungo linea. Rimessa del Pattano. Germano, dai Germano! Scontro di gioco, Mastronardo Giovanni a terra, il numero 10 del Pattano D'Angelo Antonello viene ammonito Giovanni Mastronardo. L'arbitro Bruno Antonio della sezione di Santo. Al settimo, ottavo minuto, punizione per il Pattano. Sulla palla Guzzaniello. Gallo Bruno sta preparando la barriera. Massimiliano! Dai alto, vai più vicino, alto, vai più vicino. Tutto pronto alla battuta direttamente sul portiere che segna, si fa sorprendere Gallo Bruno da un tiro da 30 metri battuto dal numero 4 Guzzaniello. Ecco l'autore del gol. Alla prima occasione il Pattano segna su un calcio di punizione. All'ottavo e 30 secondi, all'ottavo minuto del primo tempo, Pattano 1, Cusate 0. Si combatte sul lato destro del Pattano. Battono veloci queste delle Cusate. Rimessa per il Pattano. Rimessa del portiere del Pattano. Senza portiere abbiamo sbagliato un gol fatto. Guardo, ho sbagliato la mira.
Dai, Angelo, sul 10. Angelo, sul 10. Nostra, nostra, dai. Butta palla d'Angelo fuori, ci sarà rimessa per il maestro Leonardo Giovanni, dai, dai. Cosa? Rimessa laterale. Suardo Saturno. Conquista la palla il Pattano. Ma la palla esce, rimessa per il Lecusano. Alla battuta andateci il solito maestro Leonardo Giovanni. Rimessa ancora per il Lecusano. Giovanni! Questa volta batte Saturno Alto. Sulle mani del portiere Ponzo. Si accinge al rinvio Ponzo. Rimessa per il Pattano. Con il numero 3 Ruggiero Cristiano. Ruggiero sulla palla. Vittorio non controlla il pallone a centrocampo, lo conquistano il Pattano. Passaggio indietro a Ponzo. Ponzo si guarda. Vai Alessà! Rinvio di Garofalo a centrocampo su Vittorio. Discesa del Pattano, ma nulla di fatto, la palla va fuori. Aldo Saturno controlla la palla. Aldo Saturno esce in mezzo a due, Aldo, e riceve la punizione. Al 12° minuto, 30 secondi, Pattano 1, Lecusano 0. All'8° minuto ha segnato Guzzaniello, su punizione da 30 metri, ha sorpreso fallo Bruno. Bravo Francesco. Passaggio all'indietro per il portiere Ponzo, che fa sua la palla. Rimessa per Ponzo. Giova, non aver paura, Giova! Per via lungo su Aldo, pescato in fuori gioco. Saturno pescato in fuori gioco, ci sarà remezzo di Ponzo. Annanzi, 7, vinto 19. Occhio, occhio, allunga, allunga. Va bene. Buon Antone. Mario Gallo la butta fuori, ci sarà remessa per Ruggiero Cristiano del Pattano. Ripeto, la maglia del Pattano è la maglia verde. Mischia in aria delle Lecusate, nulla di fatto. Il pallone arriva nelle braccia di Gallo, che si accinge al rinvio. Più forte, più! Giovanni, dai! Buono, buono, sai, Mandone, sai, sai! Discesa di Vanzo sulla sinistra per Vittorio, che viene anticipato, ma guadagna un fallo laterale. Tranquillo Francesco, tranquillo, dai. Fallo laterale per il Lecusano. La batte Gallo Mario. Alla battuta Gallo Mario. Su Chirichello Giovanni. Vai Giovanni, rossa al centro sulla sinistra per Mastronardo su Aldo, che gira al centro, ma Vittorio viene anticipato. Saturno Vittorio. Vai Angelo, vai Angelo, vai. Angelo Saturno riconquista palla, ci sarà rimessa per il Lecusano. Giovanni Mastronardo.
Angelo Saturno per Vittoria al centro, fuori gioco di Chirichello Giovanni. Vabbè, dai, dai, rientriamo, oh, giriamoci, giriamoci, Aldo, Giovanni, Germano, giriamoci, con la faccia al campo. Guarda là, Checo, guarda là! Massimiliano, girati, girati! Rimessa di Guzzo Aniello, l'autore del gol, della punizione. Occhio per lungo, faccia! Portiere! Rimessa per Gallo Bruno, portiere del Lucosati. Siamo via Sassi qua! Si conquista la palla del Pattani. Invio lungo. Invio di Mastronato Giovanni. Uscita tempestosa di Gallo Bruno, si scontra con il numero 11 del Pattano, Pesce Pierpaolo. Rimessa di Gallo. Alla battuta ci va Manzo Francesco. Sali, sali! Abbate Angelo, cross al centro ma un po' lunga sulle braccia di Ponzo. Ponzo controlla su Saturno Alto. Cingiare il mio lungo Ponzo. Spinto Garofalo Francesco, ma l'arbitro non ravvede, ci sarà rimessa per Musto del Pattano. D'Angiolillo, D'Angelo viene atterrato da Abate Angelo e D'Angelo è venuto, è stato atterrato da Abate Angelo, ci sarà punizione per il Pattano, un'altra punizione invitante per Guzzaniello. Ammonito anche Gallo Mario per protesta. L'arbitro Bruno, la sezione di Sapri con dei pass della barriera. Un'altra punizione inutile. Questa volta è stata ribattuta dalla barriera. Scende Vittorio, ma sbaglia il passaggio. Rimessa per il Lucosati. Aldo su Gallo Mario. Bravissimo! Sulla sinistra scende in de contropiede il Pattano, ma Pesce per Paolo fa punizione, fallo su Manzo, punizione per il Lucosati. Batte Manzo, Francesco. Invio lungo, centrocampo, dove riconquista la palla il Lucosati. Ma Giovanni Chirichello non riesce a trattenere la palla in gamba e ci sarà rimessa per il Pattano con il numero 3 Ruggiero. Ruggiero alla battuta.
e conquista la palla il Lecusate. Diversi sbagli al centrocampo, rinvio lungo di Manzi. Si cambiano i giocatori del Lecusate, la palla arriva a Gallo Marchio, dove perde il riballo e la palla va fuori, rimessa per Ruggero. Messa per Ruggero del Pattano. Ribattuto Pesce, ci sarà rimessa per il Lecusante. Batte Gallo su Saturno Ancio. Adesso i giocatori del Pattano si tuffano per prendersi le punizioni da fuori aria. Questa volta l'arbitro non ha boccato. Maestro Nardo Giovanni se l'ha battuto. Duvaldo Saturno si conquista il fallo laterale. Punizione per il Lecusate. Parliamento Duvaldo Saturno. Manza l'ha battuto. Vedo già un giocatore sali, saliamo, 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 Aldo, Fusto, sali, sali, sali. Si saliamo, andiamo. Allargati però, Aldo, allargati qua all'esterno. Allora, Vettò, vieni sempre incontro, Vettò. Mi chiama Manzo per la posizione del pallone. Manzo è sulla battuta. Anticipato Aldo Saturno da Musto, ci sarà rimessa laterale per il Lecusate. Maestro Nardo Giovanni alla battuta su Vittorio Saturno. Si conquista un'altra battuta, un altro fallo laterale. Vai a ricevere la palla Aldo, lasciala, ricevela. Nulla di fatto, anzi Germano Saturno direttamente fuori, ci sarà rimessa per il portiere Ponto Cristiano. Si accinge a mettere la palla a terra Ponto. Invio lungo del portiere Ponto. Prendiamo i uomini, Angelo, spingi, Germano. Abbiamo questa palla mezzo veloce. Mario Vale conquista la palla, ma un altro per risposta del terzino del Pattano. Rinvia fuori di Manzi, rimessa per Ruggiero. Rimessa per Ruggiero. Comincia la palla il Lecusate con Aldo Saturno che la lancia sulla destra ma viene ribattuta da Ruggiero. Gallo Mario alla battuta su Cerichello ma Giovanni che non si capiscono tra i due, perdono palla. La riconquista Saturno Angelo. Rinvio sulla destra, si gioca sulla destra. Punizione di Manzi. Alla battuta Guzzaniello. Venticinquesimo minuto del primo tempo. Battuta per il Pattano. E colpo di destra di Manzo in calcio d'angolo. Al 25esimo minuto del primo tempo, Pattano 1, Lecusate 0. Gol all'ottavo di Guzzaniello.
Massimo, la sai uno poco, va. Ancora allontanato, una palla per Saturno Angelo, rimessa per il pattano. Rinvio di Manzi. Rimessa per il pattano. Gira la palla in mezzo ma viene sbattuta. Vittorio sbaglia. Un rinvio lungo di Manzi, dove la palla esce fuori, si sarà rimessa per voi. Andone! Chiede sta palla! Il pattano. D'Angelo, in mezzo a tre, non riesce a passare. Rinvio lungo di Gallomare. Passaggio per Aldo Saturno. Aldo Saturno. Poi. Buttala fuori, buttala fuori. Il giocatore a terra delle pattano sarà il pesce per Paolo, ma si è rialzato. Ventiseiesimo minuto e 40 del primo tempo. Aldo. Ritorna la palla ai giocatori del pattano. Mezza sul campo. Giramone. Rinvio lungo del portiere. Vai a me. Diamo la palla. Manzo si scontra con D'Angelo. Rimessa per Musto. Con calma, Alessà. Musto alla rimessa. Non può per i piedi, ah. Madonna, da piava. D'Angelo perde il controllo. Torna, Alessà, torna! Torna, Alessà, torna, 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 torna. Rimessa per il Licusate, il Ghiello Giovanni alla battuta, anzi no, la passa a Gallo Mario. Gallo Mario scambia, invio lungo per Vittorio dove viene anticipato. Manzo riconquista una bellissima palla ma viene, la butta fuori. Con calma Antonè, con calma, 20 minuti di partita. Bravo Alessà. Angelo Abate, rinvio lungo sulla fascia sinistra dove non c'è nessuno. Ponzo fa su alla palla. Antonello. Di via di Ponzo. Aldo Saturno. Angelo Saturno. Astronauta Giovanni alla battuta. Su Aldo Saturno. Cambiano con Angelo Saturno, riceve la palla, se non c'è nessuno, la butta fuori, ci sarà rimessa per il Licusate. Aldo, lasciala, rossa al centro di Mastronato Giovanni. Punizione per il Licusate, a terra anche Manzo Francesco, no, è Garofalo e Manzo Francesco, dico bene. Sulla palla Aldo Saturno. 30 metri. Vittorio! Vittorio! 13! 30° minuto proprio in questo momento.
ci sarà una battuta per Aldo Saturno. Batte Aldo fuori. Pronto? Sì. Sì, sì, chi è? Buona, sali, sali! Forza, ci va! E la ce l'ho! Pallaccio su! Non vedo bene il numero 4. Aspetta. Vediamo. Deve essere il numero 4. Guzzo, ancora protesta dopo ho fatto un fallo su Giovanni Chirichieri. Angelo e Massonardo, Angelo e Massonardo, un po' più dietro, giochiamo la pallone, un po' più dietro. Punizione, 32esimo di Gallo Mario. Cana, oppo un secondo. Vai, ancora un reclamo per il giocatore Guzzo. Tutto pronto per la battuta. Batte Gallo Mario. L'arbitro fischia un fischio in aria dove il Lecusate aveva pareggiato. E ha chiamato un fuorigioco. Sta spiegando l'arbitro che c'era un fuori gioco. Giochiamo! Rimessa di Ponzo. Dai, buona! Si combatte a centrocampo. Garofalo Francesco. Arriva la palla a Angelo Abate, dove la dà Saturno. Vittorio, con il ballo favorisce la squadra del Pattano e sulla palla ci va sotto D'Angelo su due persone. Rimessa per il Lecusate. Mastronardo Giovanni alla battuta. Abate Angelo la dai in mezzo a Germano. Saturno. Manzo controlla la lancia sulla sinistra per il Chirichello. Giovanni viene anticipato. Rimessa di Gallo Mari. A punta pesce, a punta. Munizione per il Lecusate. Dai Mario, facila. Angelo, entra dentro, lasciala a Mario. Che mi serve, hai fatto tu? Lasciala a Mario. Mettila tu, Angelo, entra dentro. Siamo quattro persone, re. Vai. Batte Gallo Mario dalla destra. Indirettamente in aria, dove il portiere fa su la palla.
Ponzo si accinge al rinvio. Buona, tiriamoci, dai! Rinvio lungo di Ponzo. Manzo esce come repentorio dall'aria col pallone ai piedi. La dà a Vittorio, Vittorio viene anticipato con un calcione. La turno Angelo controlla la palla. Funzione per re. Aldo Saturno alla battuta. Ciao! Angelo! Aldo Saturno alla battuta. Entra! Sulla destra per Chirichello Giovanni che spinge e ci sarà una punizione per il Pattano. Il solito Ponzo alla battuta, portiere del Pattano. Manzo Francesco controlla la palla. Che la fa andare fuori, ci sarà rimessa per Carlo Bruno. Al 37esimo minuto del primo tempo, sempre il risultato è su 1-0 per Pattano. Alla battuta Manzo Francesco. Dai! Che combatte a centrocampo. Gallo Mario esce a palla e piedi, rinvio ma viene sbattuto. Ci sarà rimessa sempre per gli accusati dove batterà Gallo Mario. Sulla sinistra e destra per Chirichello Giovanni. Girala! Germanio. Allargati, allargati, stai là! Giovanni Mastronardo, Giovanni turno Angelo che non controlla e la palla va fuori. E rimessa di Musto. E rimessa di Musto. Dove non riesce, il numero 11. Pesce a tenere la palla in campo. E sarà rimessa per Angelo Abbate, dell'Icusa. Vai, vai Giovanni. Bravo, bravo. Si scontrano i due giocatori del Pattano e ci sarà la messa per il Lucuso. Mastronardo Giovanni. Ancora quasi concitate, rimessa per il Lucuso. Mastronardo Giovanni alla battuta. Trovaldo, Saturno. Gli tolgono la palla e viene atterrato D'Angelo. È ammonito anche Chirichello Germano, è Saturno Germani, numero 11 delle cosate. Punizione in uno e alla battuta Guzzo, l'autore della rete del primo tempo. Doppio rimballo in aria finché Manzo riesce a rinviare il solito Musto alla battuta. D'Angelo controlla la palla ma gli viene tolto. Aldo Saturno invia in avanti ma dove non c'è nessuno dei nostri. Ponzo a centrocampo al numero 3 Ruggiero che scende sulla sinistra. Ruggiero perde la palla dove la perde anche Chirichello Giovanni. Volo di conclusione. Giovanni Chirichello se ne va, è davanti al portiere, ma si allunga un po' la palla, troppo la palla, e la dà in mano a Ponzo. Grandissima occasione per il pareggio
al 40esimo Giovanni Chirichiro ha fatto una bellissima discesa, all'ultimo momento si è allungato il pallone. L'ultimo controllo è stato sbagliato. E punizione per il Licusate. Spinta di Pesce. Manza alla battuta. È atterrato Chirichello Giovanni. E nulla per l'albero. A terra Chirichello Giovanni. Ma dici non ogni 10 minuti, non una raffica, ora ci servizi pure di stare, qua. Non è curbato. Grandissima occasione per Giovanni Chirichello. L'ultimo tocco si è allungato il pallone. Cross al centro di Pesce, ma nulla di fatto, esce al lato della porta. Battuta di Manzo. Quarantaduesimo minuto, Pattano 1, Licusati 0. Due minuti fa ha avuto una grande occasione per pareggiare Licusati con Chirichello. All'ultimo momento si è allungato il pallone. Il via lungo di Gallo. Guadagna la palla Saturno Angelo da Aldo. Aldo Saturno la passa sulla sinistra per Chirichello Giovanni. Chirichello Giovanni riconquista un fallo laterale dove Aldo Saturno è alla battuta. Si accinge subito veloce il Licusate a battere questo fallo laterale dove Chirichello Giovanni non controlla bene la palla. Si combatte sulla destra, la riconquista Saturno Aldo ma se la porta fuori. Fallo laterale per il Pattano che rallenta il gioco. Rallenta il gioco il Pattano. Adesso ci sarà una sostituzione per il Pattano. Esce e entra al 43esimo, esce Pesce e entra Venere è entrato a due minuti dalla fine, è uscito Pesce. Batte Ruggiero, se la prendono comodi i giocatori del Pattano. Rimessa per il Licusano, batte Gallo Mario. Fuori gioco per il numero 15 che è entrato adesso. Veneri. Vai, stai l'alto, entra alto, Veneri fino al Delfo in fuori gioco. Vai Saffero, vai. Butta la palla sotto l'ano, Massimiliano fuori, cioè, rimessa per Gallo Mario. Gallo Mario, vittoria si libera, ma non riesce ad andare in porta, ribattuto il tiro. Giovanni Mastronardo scende sulla sinistra, rossa al centro, dove viene ribattuto il tiro. Contropiede del Pattano, dove chiude per bene Manzo, che lo costringe al tiro che va fuori. Rimessa sempre per il Licusate. Gallo Bruno a Angelo Saturno, che rinvia lungo sulla destra. Viene ribattuto il pallone. E con questa palla Chirichello Giovanni, Gallo Marco, rinvio lungo sul centrale che Aldo Saturno è in ritardo, ci sarà remessa per Musto.
Buona, è finita la partita in questo momento, l'arbitro ha un minuto di recupero, un minuto di recupero, si gioca fino al 46esimo. Musto alla battuta, D'Angelo rovesciata, era conquista il Lucusato, Manzo la mette al centro ma troppo lunga sul portiere, nulla di fatto, direttamente sul portiere. E prendono comodo queste delle Pattano e Ponzo alla battuta, la battuta lunga, dai Angelo, dai Angelo, punizione per il Licusati, l'ultima azione, mancano 5 secondi alla fine, su Aldo Saturno rinvio fuori, battuta fuori, adesso vediamo se c'è tempo per battere questo fallo laterale che si accinge a farlo, a batterlo Mastro Leonardo Giovanni su Aldo Saturno, rinvio un po' concitato, Vittorio viene sdraiata la palla dalle gambe, in questo momento l'arbitro dichiara fine del primo tempo. Il primo tempo finisce per una rete a zero per il Pattano su punizione di all'ottavo minuto di Cuzzo Aniello. Adesso le squadre stanno a prendere un decaldo, ci risentiamo nel secondo tempo. Lucusati nel mondo live da Giochino Gabriele. Cambio per il Lucusati. Entra Michele Custo, esce Germano Saturno. Esce il 2, entra il 16. Esce anche Giovanni Mastronardo. Entra Nicolas Chirichelli. Entra una punta Nicolas Chirichelli, esce un terzino. Il mister Romeo Iannuzzi si allontana. Concentrati, aiù, non godi, mi raccomando. L'arbitro controlla che è tutto pronto per l'inizio del gioco. Saturno Vittorio è sulla palla. La formazione delle Cusati, Gallo, Mastronardo, Gallo Mario, Abate Angelo, Roberto Alessandro, Manza Francesco, Chirichello, Giovanni, Germanio Saturno in via in avanti, batte. Si combatte centrocampo, il numero Musto, il numero 5 Musto a terra, Saturno Aldo, alla battuta Saturno Aldo, vediamo se tira direttamente in porta Saturno Aldo. Batte in aria, rinvia il numero 3, rinvio lungo sul numero 15 e Veneri, a nulla di fatto, si combatte a centrocampo, scende il numero 10 D'Angelo, fuori gioco del 15 che l'arbitro se ne ravvede subito e fischia la punizione per il Licusati. ...1-0 per Pattano, punizione all'ottavo saliamo, minuto saliamo, di Musto da 30 metri, ha soppreso Bruno, Gallo Bruno dell'Licusato, portiere dell'Licusato, rimessa per il Licusato, alla rimessa Gallo Mario su Cristian, tiro di Vittorio ribattuto. Il Licusati si è fatto più indipendente in questo secondo tempo. Dai, dai! Punizione di Venere su Manzo. Punizione di per il Licusati. Mi ripeto, l'arbitro è il signor Bruno Antonio delle sezioni di Sapri. Gallo Mario sulla palla. Su Michele Curto. Michele Curto controlla la palla, la riconquista Gallo Mario,
sbaglia il passaggio. D'Angelo sulla destra, contropiede per il Pattano. Atterrato D'Angelo del Pattano. Canà, metti sulla palla, Canà! Daniele, due cambi subito nell'inizio del secondo tempo per il Licusati. Esce Mastronardo Giovanni, punizione in aria per il Licusati, rinvio Manzi, Nicolas sulla palla, Gallo Mario sbaglia il passaggio, si combatte in un fazzoletto di carta. Rimessa per Aldo Saturno, l'arbitro dice di no, l'ultimo tocco è di Saturno Aldo. Signore, tempo? Va bene, vai. Pieri, Cristiano. Rimessa per il Pattano. Conquistiamo palla, Gallo Mario la dà a Angelo Abate su Michele Cucco, Michele Cucco su Aldo Saturno. Aldo Saturno su Nicolas, il chirichello, scende sulla destra al centro Michele Curto. Michele Curto si gira e la dà a Aldo Saturno, si prepara per il tiro direttamente sul portiere. Il portiere Ponzo alla battuta lunga di Ponzo, dove Mario Gallo fa sua la palla. Ancora Gallo Mario sulla palla, si combatte centrocampo, discesa sulla destra di Gallo Mario, controlla per Vittorio, sbaglia il passaggio Vittorio, ma ci sarà rimessa per il Licusati. Michele Curto sulla battuta, Nicolas al centro dove Vittorio fa sua la palla e viene atterrato, lì ci sarà una bella punizione per Vittorio che ha un grandissimo sinistro. Siamo arrivati al quinto minuto del secondo tempo, 1-0 sempre per il Pattano. Il giocatore Ruggero era già stato ammonito, l'arbitro questa volta l'ha graziato. Vittorio è sulla palla insieme a Aldo, vediamo chi è che tira. Qui ci sarà una punizione di Vittorio Saturno che ha un grandissimo sinistro. Tutto pronto, l'arbitro fischia, tira, traversa di Vittorio, traversa, l'arbitro, il portiere Ponzo la tocca col poco e la deve in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Licusati, dove va a battere Aldo Saturno. Tutto pronto per la battuta. Vediamo come va a finire. Parte il cross, raso terra. Rinviano quelli delle Pattano. Tiro di Gallo Mario fuori. Rimessa per il Pattano. Un altro cambio per il Licusati. Angelo! Angelo Abate viene cambiato, entrerà Gaetano Cetrangolo, esce Saturno Angelo per Cetrangolo Gaetano. Al settimo minuto già tre cambi per il Licusati, una squadra più offensiva in questo momento per cercare il pareggio. Nicolas perde palla e rinvio indietro per il giocatore del Pattano. La partita si è fatta adesso veloce. Controlla la palla Musto che rinvia avanti.
sempre il solito manzo, passava la palla. Chirichello Nicolas, Manzo, Gallo Mario, Giovanni Chirichello si allontana, Gallo Angelo al centro dove Aldo Saturno dà la palla sulla destra per Gallo Mario, Gallo Mario scende ma perde la palla. Il libro, il numero 15, Veneri, ma gli viene ribattuto il pallone. Veneri ancora sulla palla, rinvio lungo sulla destra per D'Angelo, dove perde la palla il numero 18, controllo. Il mio di Gallo Bruno, mi conquistano la palla il Patan, rimessa per il Licusano. Mario, c'hai anche Manzo dietro, Mario. Manzo Gallo a Gallo Mario, a Manzo Francesco. Ora, lungo sali, di sali. Manzo Francesco. Dai, sulla dai, destra. Non la abbiamo mai la palla, lo commesso. Non va bene. Gaetano Giadrangolo alla palla. La dà Francesco Manzo. Manzo a Gallo Mario. Gallo Mario a Angelo Abate. Angelo Abate sulla destra per Nicolas. È entrato in questo momento, ma è stato anticipato. Palla sul fondo. Tutta la banchina degli Cusati a incitare. Secondo tempo, Pattano 1, Licusati 0. Cross di Saturno A. Batte alto questa volta, colpo di testa e gol. Appareggiati i Licusati con Manzo Francesco. In questo momento il risultato è Pattano 1, Licusati 1. Bellissimo gol di testa su calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Al decimo minuto del secondo tempo il Licusati è pervenuto al pareggio. Pattano 1, Licusati 1. Grande gol di Francesco Manzo. Con i nuovi innesti la squadra ha preso vigore. Adesso D'Angelo del Pattano controlla la palla, ma viene anticipato da Michele Curto. Michele Curto ancora su Vittorio, dove la palla è un po' lunga. Angelo Abate cross al centro, ma direttamente sul portiere. Adesso bisogna stare calmi e controllare la partita. Il numero 9 del Pattano, la cross al centro dove Gallo Mario la rinvia, va su Giovanni Chirichello. Giovanni Chirichello, Aldo Saturno che viene anticipato, viene anticipato Giovanni Chirichello. Il centravanti va a terra del Pattano che si tuffa, si rialza subito, voleva una punizione, un rigore. Perdiamo di nuovo la palla, tiro e Bruno para. Falli salire, Bruno, falli salire! Gallo Mario sulla fascia destra, controlla la palla lungo linea per Nicolas. Nicolas a terra D'Angelo. Punizione per il Pattano. Punizione per il Pattano. Batte il numero 4 Guzzo, l'autore del gol del Pattano. Mario, girati Mario! C'è un cambio per il Pattano. Per il Pattano. No, adesso che hanno tu. Il numero 10, il numero 5 Musso esce, entra il numero 16 Cresciullo. Cresciullo. Prendiamo gli uomini. Simone! Alla battuta Guzzo. Prendiamo gli uomini. Guzzo alla battuta. Lungo in ala su D'Angelo,
butta la palla direttamente in fuori. Ci sarà una rimessa per il... per il Lecusate, rimessa di il solito Manzo alla battuta. Alla battuta Manzo. Il risultato è al 12° del secondo tempo. Pattano 1, Lecusate 1. In questo momento il Lecusate sta facendo sua la partita e il Pattano controlla. Il Michele Curto alla battuta. Vittorio si aggiusta la palla, la dà al centro per Nicolas, ma non riesce a trattenere la palla in campo. Ci sarà rimessa per il Lecusate. Gallo Mario la batte veloce subito per Vittorio. Vittorio cerca fallo di mano, ma da tutto il contrario della punizione l'arbitro. La prende di mano il giocatore del Pattano e l'arbitro vede una punizione. Punizione per il Pattano. Quattordicesimo minuto del secondo tempo. Pattano 1, Lecusate 1. Scala per Zocca. Aldo, è lunga, vieni. È lunga, vieni. Fonzo Cristian alla battuta, portiere del Pattano. Li conquista subito la palla il Lecusate. A Gallo Mario dietro. Michele Curto viene spinto, ma l'arbitro fa continuare per il vantaggio del Lecusate. Sulla destra per Nicolas, che conquista un pallone, ma non ce l'ha fatta a tenerlo. Angelo Abate, e ha riconquistato il centrocampo il Lecusate. Mario Gallo. Punizione per il Lecusate per atterramento di Gallo Mario da parte di Trongone. Trongone ammonito del Pattano. L'arbitro è il signor Bruno Antonio della sezione di Sapri. E sulla palla Gallo Mario. Gallo Mario è sulla palla. Vediamo che succede in aria di testa. Vediamo. È l'ultimo momento. L'ultimo momento sono stati. Mario perde il controllo della palla. Contropiede del Pattano, ma nulla di fatto. Sbaglia il rinvio il numero 2 di Sande in tribuna il pallone. Cross al centro per Nicolas guadagna un fallo laterale per il Lecusate. Nicolas ha guadagnato un fallo laterale. Rimessa laterale per Gallo Mario cross al centro dove non c'è nessuno del Lecusate e la palla esce dall'altro lato del campo. Il Lecusate adesso sta facendo sua la partita. Rimessa di Ruggiero per il Pattano. Riconquistiamo subito la palla il Lecusate con Aldo Saturno. Aldo Saturno parla a Angelo Abate per Garofalo Francesco per Mario Gallo. Controlla la palla, la dà a Vittorio sulla destra per Nicolas. Tiro, grandissima parata del portiere Ponzo che la butta in calcio d'angolo. Il Lecusate sta facendo tutti gli sforzi per andare in vantaggio. Calcio d'angolo sempre di Saturno Aldo alla battuta. Batte Aldo Saturno, batte basso, tira Mario, viene ribattuto Gallo Mario sulla destra, dà la palla a Aldo Saturno che crossa al centro, passa tutta la linea e segna
segna Giovanni Chirichello per il Lucusati. Il Lucusati passa in vantaggio al 15° minuto del secondo tempo. Lucusati 2, Pattano 1. Anzi, al 18° minuto il Lucusati va in vantaggio con Giovanni Chirichello, numero 7. Adesso, come vi dicevo prima, il Lucusati stava facendo uno sforzo enorme per andare in vantaggio e ci è riuscito il Mischia. Adesso vediamo la reazione del Pattano. Sai, perché? Adesso bisogna vedere l'atterramento di D'Angelo per da Cristian da prendiamo gli uomini dietro, prendiamo gli uomini. Chirichello Nicolas, autore della punizione dell'atterramento di D'Angelo. Sulla parte sempre il solito Guzzo, autore della punizione del primo tempo, dove è andato in vantaggio il Pattano. Vediamo se tira di nuovo in porta. Parte la punizione in aria, colpo di testa, nulla di fatto, rinvio di Manzo. Gallo Mario, migliore in campo, lui è Manzo in questo momento. Il numero 14 sulla destra, fuori gioco del numero 9, Cutolo del Pattano. L'arbitro, direzione di gara direi ottima, sia per l'ammonizione sia per la direzione di gara. Vatte Manzo. Allargiamoci! Manzo alla battuta. Francè, più forte, Francè! Rinvio lungo di Abate Angelo. Si riconquista una palla in Lucusati, guadagna. Una rimessa laterale. E il mister alla battuta Gallo Mario. Gallo Mario su Nicolas Chirichello. Chirichello Nicolas scende sulla destra. Nicolas, ancora Nicolas in aria. Nicolas cross al centro dove tira Vittorio. Come ha fatto a buttarla fuori questa palla? Un rigore in movimento fuori. Si poteva stare sul 3-1. Nicolas sulla bellissima discesa sulla destra. Il portiere Ponzo alla battuta. Rinvio lungo di Manzo, questa volta svirgola il pallone. Rimessa per Di Sante e Daniele del Pattano. D'Angelo è sulla palla. D'Angelo la va. Vai, bravi! A Ruggero. Ruggero sulla palla, ma gli viene strappata la palla dai piedi da Aldo Saturno. E riconquista anche una palla. Ruggero si complementa con Saturno Aldo. Ma tutte e due qua è da te. Gallo Mario alla battuta su Nicolas, dove viene spinto, ma l'arbitro non la chiama. Come rimessa per il Pattano. Il Pattano ancora lui usato, c'è parecchia birra in corpo. E Ruggero voleva dare una mano a Aldo, sì. Un po' di scaramuccio, ma tutta tranquilla la partita tra il Lucusati e il Pattano. Rimessa di Mario Gallo contro fallo. Rimessa di Ruggero per il Pattano. Gallo Mario fuori. Pola, prendiamo uomo, non partire. Dai, Michele. Lo ripeto, Ruggero alla battuta. Ruggero. Ma come allora? L'arbitro dice che è dell'Lucusati la battuta. È la rimessa. Dai.
giriamoci, al 23° minuto del secondo tempo Licusati a Pattano sul campo di Maveri, Licusati 2 Pattano 1. La partita è nella fase principale del secondo tempo. Aldo Saturno lancia sulla sinistra per Nicolas, non ce la fa. Vittorio viene, il portiere sta scendendo, adesso è senza portiere, ma non abbiamo riconquistato la palla. Tira in porta che è senza portiere, non c'è il portiere in porta, non c'è il portiere in porta, non riconquistiamo la palla. Non c'era il portiere in porta, adesso va in porta. Non abbiamo saputo approfittare di questa occasione per segnare da metà campo. Il portiere era arrivato a metà campo del Pattano. Ponzo era andato a fare il centrocampista. Il mister Romeo pretende sempre il massimo dei giocatori. Nicolas Vittorio a Gallo Mario. Gallo Mario per a centro e segna. No, palo di Vittorio. Vittorio un palo e la palla è uscita fuori. Michele Curto alla battuta. Michele! Punizione per il Pattano. La batte Ruggiero, no, anzi Sandi Daniele batte alla battuta. Alla battuta di Sandi. Dai! Riconquista la palla Licusati a centrocampo, dove Vittorio viene anticipato. Viene anticipato Vittorio. Fallo di Saturno Aldo. L'arbitro richiama Guzzaniello del Pattano, c'è un cartellino in mano. Vediamo a chi ammonisce adesso. Va a ammonire a Chierichello Giovanni è stato ammonito dei Licusati. Il risultato è Pattano 1, Licusati 2. Siamo arrivati al 25° minuto del secondo tempo. Canà, sali, vieni qua. Un cambio per il Pattano, esce il centravanti Cutolo e entra Stefano Nicola. Alla battuta è il solito Guzzo, autore del gol del primo tempo della punizione. In aria, ma la palla viene rinviata fuori da Manza, il numero 2 Ruggero batte subito e veloce, dove controlla il numero 4 Angelo Abate. Ci sarà rimessa per Gallo Bruno alla rimessa. L'arbitro ripete il signor Bruno Antonio della sezione di Sapri. Michele Curto, vecchia guardia, uno dei migliori per la riscossa. Il portiere Ponzo rinvia veloce. Dalla prima a Gallo Mario discende sulla destra, ma sbaglia il passaggio, ma la riconquista subito Vittorio. Mario Gallo sulla destra per Nicolas in aria, tiro, grandissima parata del portiere, un'altra parata del portiere, doppio paratone del portiere del Ponzo, ha salvato il risultato in questo momento con doppia parata su Vittorio e su Giovanni Chierichello. Il Licusati sta facendo un altro sforzo per segnare il terzo gol. Partita combattuta da tutte e due le squadre. Un solito calcio d'angolo di Aldo Saturno grosso. Questa volta è stato anticipato. Vai!
ma è stato già circondato Guzzo. Sulla palla Aldo Saturno, al centro il portiere fa su la palla, il portiere Ponte si accinge al rinvio e anzi si butta la palla avanti, sta scendendo con la palla a piede il portiere del, ma gli viene tolta. Adesso è la porta del Pattane senza portiere, bisogna tirare in porta per vedere se va dentro. La salva sulla linea il numero 2 De Sante, salvato il gol sicuro, la porta era senza portiere. Rimessa per il Licusante. Rimessa laterale, il controfallo di Aldo Saturno. Controfallo. Ci sarà la rimessa per De Sante del Pattano, il numero 2 De Sante del Pattano alla rimessa. Michele Curto fa sua la palla. Riconquistano la palla i giocatori del Pattano con il numero 13 che è Stefano, che sbaglia il rinvio, la palla va fuori. Rimessa per Cetrangolo Gaetano del Licusati. Rinvio lungo di Sante e la palla non è uscita, ma riconquista Angelo Abate al centro per Aldo Saturno su Michele Curto va centralmente, si accentra ma gli viene battuta la rinvio di Cetrangolo Gaetano, svirgola, la palla va fuori. Un'altra occasione per il Licusate che non l'hanno sfruttata. Antonio, vatta più a sta palla lungo lì. Nico Antonello! De Sante alla battuta. Su D'Angelo che riconquista un altro fallo laterale. D'Angelo. Alla battuta sempre De Sante. De Sante ma sbaglia, la palla va su. Vittorio, rinvio lungo per il portiere Bruno Gallo, fa su la palla, si accartoccia a terra. Al 30° minuto del secondo tempo, Licusati 2 e Pattano 1, sul campo di Novelli. Bravi! Palla a centro per Nicolas che non riesce a prendere la palla. Ponzo si accinge al rinvio, portiere del Pattano, rinvio lungo dove Michele Curto è una diga a centrocampo. Michele Curto guarda e la dà Aldo Saturno la torna a Michele Curto per Mario Gallo, dove perde palla, una delle rare occasioni che ha perso palla. Michele Manzo viene superato ma Garofalo Francesco a terra d'Angelo. Ammonizione anche per Garofalo Francesco. Ci sarà punizione per il Pattano. Alla battuta sicuramente ci andrà Guzzo. E al 32° minuto del secondo tempo. Punizione in uno per il Pattano. Il Gallo Bruno sta controllando la barriera. Vediamo. Occhio! Già segnato un gol Guzzo al primo tempo. All'8° minuto ha portato in vantaggio all'inizio del secondo tempo con una punizione. Porta le gomme! Adesso ha un grande tiro, vediamo che succede. Attenzione! Parte il tiro fuori, meno male. Oh, ecco! 33° minuto del secondo tempo. Fuori ci va a Cappone.
Gallo Bruno si accinge al rinvio, ma sarà Manzo alla battuta. Forte Francesco! Manzo tira al centrocampo dove conquistano la palla. Conquista la palla il pattano. Giovanni Chierichello sbaglia il controllo, perde palla. Ma Riccardo Saturno ha riconquistato la palla. Dai, dai, Nicolas! Sabe, calma, Sabe. Sabe sulla palla, Gallo Mario. Gallo Mario per Nicolas. Nicolas scambia con Saturno Aldo. Saturno Aldo scende sulla destra, dà un bellissimo passaggio a Vittorio. Vittorio la torna a Aldo. Aldo sulla ribattuta non riesce a arrivare a Giovanni Chierichello. Ponzo fa sua la palla. Ci sarà l'invio del portiere del Pattano. Rinvio lungo dove Angelo Abate la rimanda in avanti. Michele Curto troppo precipitoso a far andare fuori la palla. Michele Curto, Di Sande alla battuta, c'è a terra Chierichello Giovanni dell'Ucusate. Ci sarà il cambio. Adesso i giocatori vanno a prendersi un po' d'acqua. Mario, Manzo, Vittorio, entrerà anche Angelo Ruocco. Angelo Ruocco. Il cambio con Angelo Ruocco adesso. Arbitro, cambio. 10 minuti più recupero, esce fuori Giovanni Chierichello, ha portato, lo aiutano a uscire. Giovanni Chierichello sta uscendo dal campo, entra Angelo Ruocco, un altro centrocampista. Angelo Ruocco, ecco che entra in campo. 10 minuti al termine. Rimessa di Sande del Pattano. Soluzione su Vittorio, ma la palla all'arbitro, il vantaggio per il vantaggio su Nicolas, ma la palla è del Pattano. L'arbitro prende una svista in questo momento dalla palla al Pattano, dove viene battuta da De Sande. De Sande, dove Manzo per non trovare complicazioni butta la palla fuori. In questa occasione un po' la retroguardia si è trovata impreparata delle Cusate. Rimessa del numero 15 del Pattano. Invio lungo di Manzo, Francesco, dove non c'è nessuno. Il portiere fa da libero Ponzo. Invio lungo del portiere Ponzo. In aria delle Cusate. Fuori gioco di D'Angelo, numero 10. E in questo momento le Cusate è 8 minuti. Si è calmato un po', controlla la partita. Manzo. Palla lunga in avanti per Nicolas. Michele Custo, Michele Custo controlla la palla. Michele, ancora Michele, la dà indietro a Giorabate che la passa subito sulla destra per Vittorio. Vittorio viene alzata in alto la palla, la butta in avanti di Santi del Pattano, la butta in avanti. Francesco lungo linea per Gallo Mario. Si distreggono bene, ecco Gallo Mario lungo linea per Aldo Saturno. Aldo Saturno, Nicolas è buona per Nicolas sulla destra al centro dove non c'è nessuno. Ma tiro di Michele Curto, traversa di Michele Curto al 37esimo minuto del secondo tempo. Traversa del Ricusata al 37esimo minuto del secondo tempo.
sul 14 tramite Michele Curto. Vai, vai. No, 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 mo. Si combatte a centrocampo, si combatte a centrocampo. Si combatte a centrocampo. Adesso rinvia Francesco. Michele Curto fa dare fuori la palla e prende un po' di fiato queste delle Cusate. Rinvio di Mario Gallo. Gallo Mario adesso ha finito la benzina. Oh, Daniele, Nico e Cristiano, a tre. Rimessa laterale di Gallo Mario. Gallo Mario su Manzo. Manzo controlla la palla e controlla, la butta in avanti su Cirichello Nicolas. Cirichello Nicolas, se, vediamo se ce la fa a mantenere in campo. Ce l'ha fatta Nicolas. Tira gol, il terzo gol di Nicolas. Nicolas ha fatto tutto da solo, ha segnato il suo terzo gol al 39esimo minuto del secondo tempo. Il Lucosati porta a 3 i gol. Nicolas, bellissimo gol di Nicolas. Allora al 40esimo minuto del secondo tempo, Lucosati 3 Pattano 1 sul campo di un 9 Velo. Andone, ho campallone! Dai, dai, voglio! 5 minuti, 5 minuti alla fine. Ultimi 5 minuti. Dai! Occhio, occhio! Via! Via, Angelo, via! Il via lungo degli Cusati. Vittorio controlla la palla. Aldo Saturno controlla un leone, controlla la palla, anche Michele Curto. Michele Curto perde l'albero, dice che la palla è del Nicola. A terra ad Angelo, su Abate. Calma ragazzi, calma, voglio Angelo, punizione per il Pattano. Guardiamo Vitto, Vitto, vai a saltare in mezzo, Vitto, prendi il 14, Vittorio. Il numero 4 del Guzzo. Michele, vai a prendere l'uomo in mezzo, che sei alto. Mazzo, Mazzo, prendi gli uomini. Adesso anche Romeo Annuzzi, l'allenatore delle Cusate, si fa sentire, perché mancano pochi minuti al termine, mancano 4 minuti alla fine della partita. 4 minuti alla fine. Guzzaniello è sulla palla, alla battuta. Ecco Guzzi, l'arbitro fischia in aria, ma la difesa delle Cusate rinvia in pallo laterale, rimessa sempre per Guzzo. Occhio! In aria, rinvia Manzo, tira a volo, la palla va direttamente sulle mani del portiere Gallo delle Cusate. Nulla di fatto per il Pattano. E si accinge al rinvio Bruno, direttamente lui. La palla su Nicolas, che la dà a Michele Curto. Michele Curto, Nicolas. Nicolas a Aldo Saturno. Aldo Saturno a Gallo Mario. Si scende sulla fascia destra del campo. E perde la palla il Lucosati. La conquista il Pattano. Il Pattano con il numero 8. Punizione per su Angelo Abate. Torniamo Michele, devi scalare dietro e la piava alla caga. Punizione per il Pattano, l'abate Ruggiero, il capitano del Pattano. I minuti trascorrono direttamente in aria di Cusate.
Scusate, passò la palla Bruno, si accinge all'invio, siamo arrivati agli sgoccioli della partita, mancano due minuti al termine della partita, vediamo il recupero che l'arbitro dà. Torniamo, punizione per il Angelo, punizione per il Pattano. Angelo! Sempre Angelo! Il numero 2 di Sandi sulla palla. Batte di Sandi, tutti in aria di rigore del Licusati. Tutti in aria, colpo di testa di Batte. Niente, è uscito fuori. Bravo Bruno! Bruno, grandissima parata di Bruno. Calcio d'angolo, mischia in aria del Licusati. E adesso il Licusati si è ritirato tutto in porta, parata di Bruno fa sua la palla, grandissima parata poco fa di Bruno. Un minuto alla fine, vediamo l'arbitro adesso quanto dà di recupero. Rimessa per Di Sante. C'è un cambio per il Licusati ancora, adesso si combatte nell'area dei rigori del Licusati. Passò la palla Michele a Mario, adesso siamo in contropiede, sbaglia il passaggio Mario e fa sua la palla il portiere Ponzi, in un cambio è finita la partita. Manca, adesso vediamo il recupero che dà l'arbitro. Il portiere Ponzo avanza. Vai, Vittorio pressa sulla portatore di palla che non sanno che devono fare. Ecco che è Angelo Ruocco fa fallo e l'arbitro chiama la punizione Pattano. Un cambio per il Licusati, ma l'arbitro non ha sentito. Avanza il Pattano, il numero 15, cross al centro. Abbiamo visto la palla Gallo Mario del... sbagliano passaggio, fanno la palla indietro. L'arbitro è finita. Adesso bisogna vedere il recupero che dà l'arbitro perché la partita è finita. Vediamo il recupero che dà l'arbitro. Ancora la mano non l'ha alzata per vedere. D'Angelo porta spasso il pallone per il Pattano. Arriva Michele Curto, gli butta la palla fuori. Rimessa per De Sante. Ci sarà il cambio per 4 minuti di recupero. Adesso c'è un cambio per il Licusati. Tu vai a sinistra. Abate Riccardo al posto di Saturno Vittorio si va a fare la doccia, eccolo qua. Entra Riccardo Abate, 4 minuti di recupero. Di Sandra alla battuta sul portiere Ponzo grosso al centro dove rinvia Manzo. Nicolas sulla palla. Nicolas se ne va con la sua velocità, vediamo che fa, se ne sta andando. Nicolas dai nella porta, vediamo. Per poco fuori Nicolas, lui alla porta. Bravo lo stesso Nicolas. Bellissima azione. Michele Curto non ci arriva sulla palla. Il numero 10 D'Angelo si butta a terra per prendersi le punizioni. Ecco l'ultima azione della partita. E siamo arrivati al 47esimo minuto, altri 2 minuti di partita, ultimi 2 minuti. Il numero 2 di Sandi batte la punizione, di Sandi, capitano del Pattano. L'arbitro arriva Bruno, viene a controllare la distanza della barriera. 2 minuti alla battuta di Sandi.
De Santa alla battuta. Nella mischia in aria, nella mischia, riesce ad inviare il Lucusate. Via! Ancora. Vai Angelo, vai Angelo, vai Angelo! Angelo Rocco. Sulla palla. Angelo Rocco. Rimessa per De Sante. De Sante. Ma che cazzo? Svirgola la palla. E due svirgolate per la stanchezza. Punizione per il Lucusate su Manzo. Feo fa punizione. Quarantottesimo minuto, l'ultimo minuto di gioco, l'ultimo minuto di gioco. 48esimo minuto. L'arbitro fischia, Manza sulla palla, ecco che rinvia in avanti. La guadagna, ferma la palla il numero 14, Troncone del Pattano. Bravo! Angelo Rocco ferma l'azione del Pattano. Rinvio il numero 7, crossa al centro per Pattano. Si aspetta soltanto il fischio finale in questo momento. Pattano 1, Lucusate 3. Tutto è pronto. Rinvio lungo per la difesa del Lucusate. Un arrabbaggio del Pattano, ma la difesa del Lucusate regge bene. Nulla di fatto, ci sarà rimessa per il Lucusate. È arrivata al 49esimo, in questo momento finisce il recupero. Vediamo l'arbitro che fa. È finito il recupero. L'ultima azione, l'ultimo rinvio. In questo momento l'arbitro dichiara fine alla partita. In questo, sul campo del Novelia, Pattano 1, Lucusate 3. Signore e signori, buonasera, dall'Lucusate nel mondo live di Gioacchino Cavaliere, alla prossima.